in un parcheggio laterale della zona industriale c'era questo piccolo parapiglia, la sicurezza ci ha avvisato e noi abbiamo fatto il nostro dovere di avvisare le forze dell'ordine. Stavano uscendo dal locale ben oltre l'orario di chiusura, intorno alle 5 del mattino di domenica 6 aprile, durante il consueto controllo dell'area circostante il locale, gli addetti alla sicurezza della discoteca di Levada di Ponte di Piave, che hanno intercettato una banda di ragazzini tra i 18 e i 23 anni mentre stavano alzando le mani contro un coetaneo. Immediata la chiamata alle forze dell'ordine, ma secondo le ricostruzioni della vicenda, al loro arrivo i ragazzi si erano già dileguati. L'unica info che noi abbiamo avuto da dei ragazzi è che è uscita una voce tra, diciamo, compagnie di ragazzi che uno di questi era stato il primo a tirare un pugno e poi praticamente questa compagnia come deve averle aspettate all'esterno del locale per rivendicare questo pugno, però cioè, si parla di voci da bar. La violenza avvenuta al di fuori della proprietà della discoteca ha lasciato comunque i titolari increduli. Quella sera c'era una serata che è format hip hop, reggaeton, che ha particolarmente frequenza di quel pubblico, quindi oltremodo facciamo fatica a risalire, perché era una serata che aveva comunque diverse, diciamo, frequentazioni di sudamericani o gente di quel stile là che piace e vive quella musica. Motivo che porta a presupporre che i ragazzi in questione avessero origini sudamericane. Una rissa che si è accesa e che somiglia di più a un regolamento di conti per qualche gesto o parola non piaciuti avvenuto forse dentro il locale che a qualche azione premeditata. La nuova generazione ha comunque un'indole di poco rispetto, poca applicazione a quelle che sono un po' le sane regole di stare in un contesto pubblico senza scendere a offese, violenza, eccetera. Cioè, noi stiamo come gestori di locali, stiamo facendo un lavoro enorme per aumentare sempre di più la sicurezza, prevenire e quant'altro, ma come vede ci sono delle dinamiche dove noi non riusciamo ad andare oltre